Come è nata questa iniziativa? Nasce da un'esigenza che non è solo musicale. L'ambiente urbano e l'ambiente naturale di Valperga offre degli spunti straordinari a livello appunto artistici e umani. Quindi abbiamo pensato, noi di Arte e Musica abbiamo pensato di portare all'interno della scuola un progetto che potesse accomunare la musica, l'ambiente e i monumenti, l'artisticità di Valperga, ma soprattutto cercare di radicare nei bambini, nel fare formazione, sostanzialmente creare nei bambini il desiderio di conoscere il loro ambiente, il loro territorio attraverso le emozioni che la musica può offrire. La musica in questo senso è un collante, un filo che lega il territorio. Abbiamo pensato appunto subito alla piazza che è vicino alla loro scuola come luogo di confronto, come luogo di unione. Abbiamo scritto dei canti apposta dedicati sia sotto l'aspetto appunto del testo che della musica, dedicati a questi luoghi, quindi il brano dedicato alla piazza. Successivamente ci siamo spostati sotto il campanile e attraverso delle filastrocche abbiamo insegnato a loro quasi in maniera indelebile sostanzialmente che la strada storica di questi monumenti può rimanerci nella mente attraverso appunto l'emozione della musica. E come quindi filastrocche che hanno spiegato la data di nascita, chi era l'architetto di quel determinato monumento, e in una forma molto ludica e molto divertente. E successivamente qui davanti al teatro Eugenio Fernandi, che rappresenta il sogno di non guardarsi l'ombelico, sostanzialmente dire sempre non ce la farò, ma guardare oltre, e quindi guardare oltre le proprie origini e guardare fuori. E questo Eugenio Fernandi, questo cantante straordinario che ha portato Valperga nel mondo, e di qui il titolo appunto di Bravo Valperga. Mi resta da aggiungere sostanzialmente che questa cosa coinvolge tantissimo i bambini, e soprattutto era bello immaginare questo spettacolo itinerante che spostasse appunto i bambini a cantare sotto e dentro questi monumenti attraverso anche la partecipazione del pubblico, che si è dimostrata veramente molto calorosa e molto intensa. Bellissimo lavorare con i bambini e bellissima questa collaborazione con le scuole, che nonostante il periodo delicato e complicato per loro per via della pandemia, comunque hanno accettato con gioia questa iniziativa. Assolutamente sì, infatti in questo contesto ringrazio innanzitutto il sindaco e l'amministrazione comunale che ha permesso di svolgere questo laboratorio, e poi sicuramente le insegnanti e la dirigente scolastica, perché la collaborazione della scuola e dell'istituzione per poter arrivare a comunicare con i bambini è importantissima all'interno della scuola stessa come luogo di istruzione e come luogo in cui si possa far comprendere l'importanza di questa musica insieme attraverso un coro. Quindi il coro scolastico è un'iniziativa, è un progetto ambiziosissimo che vede l'istruzione musicale all'interno della scuola sotto diversi aspetti, sia sotto l'aspetto prettamente musicale ma anche sotto l'aspetto proprio umano e espressivo. Quindi ci auguriamo di poter proseguire, di poter appunto condividere con l'istituzione e con le insegnanti e la dirigente scolastica un percorso che possa essere utile alla comunità e all'istruzione di questi bambini a livello significativo da un punto di vista appunto di condivisione e anche espressiva.